Chi conosce i nuovi inquilini del Palazzo Regionale? Io non vedo l'ora, veramente, sono molto emozionata. È stata una campagna elettorale molto dura, difficile. Voi sapete che ormai da un anno e mezzo che andiamo in giro, parliamo con le persone, ma queste ultime settimane sono state molto intense. Molto intense perché abbiamo un'opportunità che poi chissà quando ci ricapiterà. E allora siamo andati a raccontare cosa abbiamo fatto in questi due anni, soprattutto le battaglie anche in Calabria che abbiamo portato avanti. E veramente non c'è più nulla da dire sugli altri candidati alla presidenza della regione. Ma cosa dobbiamo più dire di questi signori che vanno in televisione e continuano a millantare di essere il cambiamento, di essere il nuovo? Ma sulla base di cosa? C'è Mandaferro che va detto fino alla fine ed è sempre in politica, è la presidente della provincia, ancora una volta ha tentato di accaparrarsi i voti dei lavoratori della Fondazione Campanella dicendo che la salverà, e quando è la presidente della provincia poteva salvarla e non l'ha fatto. E poi Olivario non rappresenta altro che la vecchia guardia del PD in Calabria. Se volete ancora il PD nella forza, il denaro, potete votarlo, lui è pronto ancora una volta per salvare gli equilibri. Olivario è uno che non ha mai detto nulla, nemmeno sulle questioni più scabrose della sua città, a San Giovanni in Fiore, sullo scandalo della Pazzia Florenze. Pensa, ne racconta Barbara che sicuramente non lo sa, dentro la Pazzia Florenze, che è un momento importantissimo per tutta la nostra Calabria, lì dentro ci hanno costruito una casa di riposo e l'attuale presidente della provincia non ha mai denunciato nulla, solo il Movimento 5 Stelle l'ha fatto. E così come tanti altri argomenti scottanti, questi presidenti, candidati presidenti, se ne sono guardati bene dal toccare le nomine legittime della sanità. Io mi sono beccato minacce di querele per aver denunciato tutte le nomine illegittime delle ASP e dell'azienda ospedaliera calabresi. Ma per fortuna la magistratura che lavora c'è e finalmente delle indagini sono state aperte, soprattutto sulla base dei nostri sforzi. Allora lo vedrete che questo cambiamento c'è già un sogno che dobbiamo continuare a realizzare. Chi l'avrebbe detto fino a qualche anno fa? Siamo in 150 dentro il Parlamento, ci sono 17 europarlamentari, tra cui la nostra Laura Ferrara, al Parlamento a Bruxelles. Questo è tutto merito dei calabresi onesti, perché il Movimento 5 Stelle è a servizio dei cittadini, ma sono di quelli onesti. E allora, qualche anno fa, ero a Cosenza, c'era tanta gente che ci ascoltava, e a pochi centinaia di metri c'era Renzi, il Presidente del Consiglio, che continua ad offendere i calabresi, venendo solo in campagna elettorale a raccogliere i voti. Ma non è ammissibile, perché in Calabria, abbiamo detto, queste elezioni regionali sono già inquinate, perché ci sono candidati, politici ed esponenti di primo piano legati alla 'Ndrangheta. Io vorrei che il Presidente del Consiglio ci dicesse chi sono questi politici legati alla mafia, perché se no significa che nessuno di noi può sapere chi sono i politici legati a questi ambienti malavitosi. Di questo dovrebbe occuparsi un Presidente del Consiglio, di combattere la mafia con i fatti, garantendo prima di tutto elezioni libere, perché questo, e lo sappiamo, queste non sono elezioni libere, l'abbiamo visto in tutta la campagna elettorale, dove la gente ha paura anche di partecipare a un comizio, perché sa che si espone partecipando ad un comizio. Allora vuol dire che qui non c'è democrazia, e il Movimento 5 Stelle serve a questo, serve a continuare ad alimentare una speranza, perché siamo in tanti, l'abbiamo dimostrato alle politiche, dobbiamo farci coraggio fino all'ultimo. Vi prego, siamo in tanti, non ci scoraggiamo e andiamo a votare
grazie a voi.